Buongiorno a tutti, io sono Maurizio e oggi parliamo dell'assolo di Don Wilkerson su Alleluia, I Love Her So. Bene, oggi vi farò vedere come suonare l'assolo di Don Wilkerson su Alleluia, I Love Her So di Ray Charles. La prima cosa che vi chiedo però è iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando sul pulsantino in basso a destra con scritto iscriviti. È molto importante perché mi permette di produrre nuovi video. Altra cosa, se volete studiare sax con me, scrivetemi una email a maurizioleonisax@gmail.com e prendiamo un appuntamento anche su Skype. Bene, parliamo dell'assolo di Don Wilkerson su il brano di Ray Charles, Alleluia, I Love Her So. Ricordatevi, se questo video vi piace, commentate, mettete like e fate molte visualizzazioni, perché io poi ogni mese farò un video dedicato a un assolo di un sassofonista di un gruppo della storia del rock, che può essere i Rolling Stones, può essere anche Elvis Presley, potrebbe essere Tina Turner, come anche gli In Excess, oppure Bruce Springsteen, cioè tutti i più grandi gruppi e cantanti rock pop della storia e i loro sassofonisti, quali sono stati i più belli assoli che hanno fatto. E quindi uno al mese lo dedicherò a questa cosa, ma solo se il video vi piacerà. Quindi mettete il like, fate le visualizzazioni e condividete il video. Questo è molto importante. Come prima cosa vi farò vedere lo spartito dell'assolo. Eccolo qua. Ora lo suonerò in maniera abbastanza scolastica, ossia così come è scritto. Vediamo che succede. Questo era proprio così come era scritto, diciamo. La cosa interessante è che anche suonato così in maniera scolastica è un bel assolo. È un assolo molto breve, 12 misure, quindi ha uno sviluppo molto rapido. All'inizio le prime 4 battute sono una ripetizione per dare forza, poi c'è la frase blues sullo stop e poi ci sono le influenze del bebop con i cromatismi e l'approach note per finire l'assolo. Quindi è un assolo molto vario in sole 12 misure. Questa è una cosa molto importante, i più grandi fanno proprio queste cose qua. Riescono con poche misure a fare un bellissimo assolo e hanno anche il dono della sintesi. Adesso però una cosa importante è che questo brano ha un andamento swing e quindi l'andamento swing prevede la croma, croma non uguale, ma una terzina dove le due crome sono legate e una croma è slegata. Quindi l'andamento è come se fosse un andamento ternario. Questa è una questione proprio di interpretazione della croma. Questa è già tutta un'altra cosa, diciamo. Già con lo swing aumenta il suo potere musicale. Adesso aggiungiamo le nuance. Alla seconda battuta e alla quarta battuta va messo il growl, oppure alla sesta battuta e alla settima battuta e alla decima battuta va messo il portamento, mentre alla undicesima e alla ottava battuta va messo il behind, cioè va suonato un pochino indietro per creare un effetto rilassato di swing. E inoltre vanno aggiunti il vibrato alla sesta battuta. Alla quarta battuta c'è una ghost note. Tra il re e il mi bemolle c'è un altro do che però è ghost. Viene solamente leggermente pronunciato con la posizione e con un po' di soffio. Vediamo che succede. Oltre ad ascoltare questo assolo e provarlo a risuonare, andiamo a vedere anche chi è Don Wilkerson. Andiamo a sentirci la sua musica, la sua produzione musicale. Per esempio, c'è questo album del 1962 che si chiama Preach Brother, che è un classico esempio di rhythm and blues e soul suonato con il sassofono tenore. Andatevela a sentire. Ecco la cover. Bene, ora proviamo a suonarlo con la base e vediamo che succede.
spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti. Suggeritemi qualche assolo di sax che vorreste vedere suonato, avere lo spartito e cercare di capire come fare per risuonarlo. Se questo video appunto avrà molte visualizzazioni, avrà molti like, io il mese prossimo ne farò un altro specifico su un altro assolo. Fatemi sapere nei commenti quale assolo vorreste sentire. Bene, grazie per avermi ascoltato fino alla fine. Vi ricordo i miei social: Facebook Maurizio Leoni Sax e Instagram Maurizio Leoni Sax. Poi c'è il mio sito internet www.maurizioleonisax.com e la mia email maurizioleonisax@gmail.com. Un caro saluto, arrivederci, ciao!